Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Saluto e ringrazio il caro Vescovo Michele che mi ha invitato, tutti i sacerdoti concelebranti e tutti voi. Sono contento di essere con voi e di condividere la gioia dell'Eucaristia. In ogni Eucaristia si rende presente lo stesso amore che Gesù provò sulla croce mentre dava la vita per noi. E questo dono Gesù ce l'ha fatto perché in ogni messa possiamo essere contagiati della sua bontà, della sua misericordia. Per questo apriamo il nostro cuore con il pentimento dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Abbandoni mai la tua grazia, o Signore, ci renda fedeli al tuo santo servizio e ci ottenga sempre il tuo aiuto per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse: non ci abbandonare fino in fondo per amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore. Ti temiamo e cerchiamo il tuo volto.
non coprirci di vergogna. Fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, da gloria al tuo nome, Signore. Parola di Dio. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Guardati, Signore, nella tua misericordia. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria, lode, gloria a te. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria, lode, gloria a te. Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode, gloria a te. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava, dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava, dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti
e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. E sempre sia lodato. Ho pensato di presentarvi la vita di Maria Teresa di Calcutta, perché la sua vita è un meraviglioso commento al Vangelo. Pensate, ha chiuso gli occhi Maria Teresa 27 anni fa, il 5 settembre del 1997, e ha lasciato una eredità impressionante di opere a favore dei poveri, più poveri, quelle che nessuno vuole, così diceva lei. Pensate, oggi sono più di 6.000 le missionarie della carità che continuano la sua opera in 762 case di carità, in 139 diverse nazioni del mondo. La vita di questa suora è stata veramente un miracolo. Pensate, Giovanni Paolo II, che amava e stimava tantissimo Maria Teresa, quando morì disse: «Maria Teresa è stata una finestra aperta dalla quale Gesù si è affacciato e ha sorriso e ha trasmesso fiducia, consolazione in tantissimi poveri in tutte le parti del mondo». Pensate ancora, Indro Montanelli, un giornalista, quando morì Maria Teresa disse: «Se ci fosse una Maria Teresa di Calcutta in ogni continente, gli atei scomparirebbero dal mondo e si vergognerebbero di esistere». Pensate ancora a Pierpaolo Pasolini, una figura veramente singolare. Nel 1961, nel centenario della nascita di Tagore, un poeta e pensatore indiano, andò a Calcutta, dove era nato e morto, e volle a tutti i costi incontrare Maria Teresa. Dopo l'incontro disse: «Ho conosciuto tanti cattolici, tanti cristiani, tanti religiosi, tante religiose, ma mai il messaggio di Cristo mi è parso così bello e affascinante come dopo l'incontro con questa donna». Viene una domanda: ma come è sbocciato questo prodigio? Attenti bene, tutto è nato in una famiglia credente, una famiglia fervente, una famiglia dove lo sposo e la sposa si amavano in modo straordinario e trasmettevano ai figli una grande fiducia, perché l'amore dei genitori, la concordia dei genitori è una roccia solida sulla quale si costruisce la serenità dei figli. Pensate, Maria Teresa una volta disse: «Guardando l'amore di mio padre e di mia madre, io capii che Dio è amore». Capì che dietro quell'amore c'era Dio. Pensate come si amavano questo sposo e questa sposa. Quando lo sposo, che era un commerciante, si spostava tra le due rive dell'Adriatico, talvolta era assente anche 10 giorni, 15 giorni. Una volta rimase fuori per 15 giorni. Quando la sposa seppe che stava ritornando, si assentò. I figli non capirono cosa stava succedendo. Andò in camera e si rimise l'abito da sposa che conservava. I figli, 3 figli, si misero a ridere e dissero: «Mamma, ma non siete mica più fidanzati?» Le rispose: «Sappiate che vostro padre io lo sposo ogni giorno». Maria Teresa commentò: «Quando la mamma disse questa parola, io mi sono sentita la figlia più fortunata di tutta la terra».
Per questo Maria Teresa diceva spesso: il più bel dono che un padre può fare ai propri figli è amare la loro madre. Il più bel dono che una madre può fare ai figli è amare il loro padre. Maria Teresa aveva una stima veramente straordinaria della famiglia. Pensate, il padre, quando tornava dai viaggi, portava sempre un piccolo pensiero alla moglie per prima e ai figli, ma anche un regalo un po' inconsueto. Prendeva uno o due mendicanti dalla strada e li portava in casa a mangiare con i figli. E diceva: sono nostri lontani parenti, sono finiti male, facciamo godere loro almeno un minuto di serenità. E i figli imparavano. La mamma non era da meno. Pensate, nel quartiere a Scopie la chiamavano l'angelo del quartiere. Tutte le settimane, il mercoledì, talvolta anche due volte alla settimana, andava a trovare ammalati e poveri del quartiere, e in modo particolare una donna di nome File. Io questo nome l'ho sentito più volte sulla bocca di Maria Teresa. Una volta chiesi: ma chi era questa File? Lei mi disse: era una povera donna che tutti disprezzavano, era un'ubriacona, con gli abiti sempre sporchi di vomito. Nel quartiere la evitavano tutti. La mamma andava tutte le settimane a trovarla, prendeva gli abiti sporchi e li portava a casa, li lavava e li portava la settimana successiva. La futura Madre Teresa chiaramente vedeva e imparava. Nessuna meraviglia allora che in questa famiglia sia sbocciato un prodigio come Madre Teresa. Nel 1928, la madre era nel 1910, all'età di 18 anni partì da Zagabria per andare in Irlanda ed entrare in una comunità religiosa irlandese. Si salutarono alla stazione di Zagabria, era il 1928. La mamma morì nel 1972, non si sono più riviste. Maria Teresa tante volte tentò di riandare in Albania, ma il regime di allora la dichiarò cittadina indesiderata. E la madre serenamente aspettò. Ebbene, fino al 1946, arrivata in India, Maria Teresa è stata una suora normalissima, una brava insegnante, addirittura era una specie di direttrice didattica, ma niente faceva pensare a qualcosa di straordinario. Però certamente si vedeva una particolare sensibilità, perché quando usciva dal convento le vedeva i poveri sdraiati, molto spesso nelle fogne che a Calcutta scorrevano e ancora in parte scorrono all'aperto. E questa sofferenza è diventata nel cuore. Arriva il 10 settembre 1946, una giornata decisiva per Maria Teresa. Mentre è in treno, un treno assiepato di gente, Maria Teresa prega. E mentre prega, sente una voce dentro di sé, una voce chiara, e capisce che è proprio una voce di un'altra persona che parla. E riconosce la voce di Gesù, che gli dice: Teresa, ho sete del tuo amore. Nei poveri ci sono io che ti aspetto. Teresa, mi disseti. Nelle cappelle del Suore Maria Teresa, accanto al tabernacolo, ci sono queste parole, I thirst in inglese, ho sete. Ed è il distintivo di questa comunità. Chiaramente ne parlò al padre spirituale, il quale prudentemente disse: vada, stai attenta, potrebbe essere un'immaginazione. Ne parlò alla superiore, anche lei: stai attenta, bisogna essere prudenti. Ne parlò al vescovo di Calcutta, il quale disse: io non me la sento di farti uscire dal convento, poi cosa fai? Cosa può fare una sola donna? Allora il vescovo disse: scriviamo a Roma. Scrissero a Roma, ormai è gennaio 1948, la lettera arrivò a Roma, la risposta ritornò in maniera inaspettata il 14 agosto 1948, e il Papa dava autorizzazione, diceva: può uscire, purché faccia riferimento all'arcivescovo di Calcutta. Arriva il 14 agosto, il 16 agosto Maria Teresa esce con l'abito bianco, questo abito che tutti ormai conoscono. Quell'abito bianco è l'abito delle donne paria, le donne ultime in India, con tre strisce azzurre che sono i tre voti. Ebbene, cosa fa questa donna? Appena esce, frequenta un piccolo corso, un breve corso, da infermiera,
E poi comincia a raccogliere questa gente. Comincia un poveretto, perso dalla strada. Lei ha raccontato, era un mucchio di ossa coperte di pelle. L'ho preso dalle braccia e cercò il primo punto di soccorso. Arrivata lì, l'infermiere la guarda e fa, sente come manda cattivo odore. Poi guarda bene e gli fa, ma non lo vede che è già morto? Madre Teresa in quel momento disse, in mezzo a questo egoismo seminerò l'amore, perché ho sentito la voce di Gesù, ho sete. Ebbene, ha continuato. Nel 1952 il comune di Calcutta, vedendo questa suora che raccoglieva questi poveretti e li portava in un piccolo spazio dato da una famiglia cattolica di Calcutta, mise a disposizione due grandi stanze, due grandi molto più grandi di questa chiesa. Erano luogo di accoglienza dei pellegrini di un tempio e non ce l'aveva più nessuno. Ma Teresa comincia a raccogliere la gente, accoglie anche i lebbrosi. Una sera, mentre stava ritornando a casa, una persona la raggiunge e fa vedere il pugnale. O smetti o ti fa smettere. Madre Teresa rivela un coraggio da leoni e dice, se vuoi uccidimi, ma tu non puoi fermare l'amore, perché Dio è amore e Dio vincerà sempre. Non la uccise e è andata avanti. Nel 1954 portarono nella casa del Cuore Immacolato di Calcutta, così la chiamava questa casa, una povera lebbrosa raccolta dalla fogna. I lebbrosi non hanno la sensibilità nelle parti inferiori, le parti estreme. Aveva un piede rosicchiato dai topi di fogna. Era uno spettacolo nauseante. Maria Teresa disse, lasciate a me, ci penso io. Cominciò a pulirla dallo sterco, a disinfettare quello che poteva, a dare un po' di roba calda, un po' di brodo caldo. Questa povera donna non faceva altro che dire, maledico i miei figli, sono stati loro che mi hanno buttato nella fogna, loro i miei figli. Poi Maria Teresa fa, no, una mamma non deve maledire, mai maledire. E la carezza, questa povera lebbrosa fa, ma tu perché ti comporti così? Maria Teresa, perché ti voglio bene. Mi vuoi bene? E chi te l'ha insegnato? Me l'ha insegnato il mio Dio. E come ti chiama? Come si chiama il tuo Dio? Il mio Dio si chiama amore. Questa povera lebbrosa fa, fammelo conoscere. Maria Teresa risponde, ma tu già lo conosci. Nelle mie mani è lui che ti accarezza. I miei occhi è lui che ti sorride. Nel mio cuore è lui che ti vuole bene. La lebbrosa conclude, che bella notizia mi hai dato. Dio è amore. E io non lo sapevo, non sapevo la cosa più bella della vita. Muore dopo pochi minuti. E Madre Teresa commentava, quando si è presentata davanti al Signore, sicuramente avrà detto, io sapevo già il tuo nome. Me l'ha detto una cristiana che ho incontrato poco fa. Era Madre Teresa. Ebbene, nel 1979 si comincia a diffondere la notizia di questa suora straordinaria e viene assegnato il premio Nobel per la pace. Tutti la consigliarono. Madre, non lo voleva prendere il premio lei, perché diceva questo premio è nato da un uomo, Nobel appunto, Alfredo Nobel, che ha scoperto la dinamite e con questa scoperta ha fatto un grande guadagno. Lei diceva, come? Il premio per la pace? Lei che ha scoperto la dinamite? Non lo voglio. Poi la convinsero e dissero, madre, vada, lì è un palcoscenico mondiale, può dire una buona parola a tutti. Allora accettò, però, dissero alla madre, non si presenti con la corona del rosario, perché lì, è un premio luterano, la Madonna non è ben gradita. Maria Teresa ascoltò, quando fu il giorno del Nobel si è presentata con la corona più grossa che aveva, ma ha detto, ci tengo a dirlo, non è una provocazione. È soltanto coerenza. Io non nascondo la mia fede. E la Madonna appartiene al patrimonio della mia fede. Tornò a Roma nel mese di dicembre. Quando tornò a Roma c'ero anch'io ad aspettarla. Il cortiletto delle suore che si trova accanto alla chiesa Gloria al Cielo si riempì di giornalisti. Non potete immaginare quanta gente venne. Domande, foto. Alla fine un giornalista di lingua inglese fece questa osservazione.
Maria Teresa, né tanto tempo che lavora, ha 70 anni, era 79, l'era del 10, fa 70 anni, è tanto che fatica, ma cos'è cambiato nel mondo? Non è cambiato niente, si riposi Maria Teresa, non vale la pena. Io ricordo che rimasi un po' sdegnato. Maria Teresa serena rispose, ma io non ho la pretesa di cambiare il mondo. Il mondo lo cambierà Gesù, stia tranquillo, non finiranno così le cose, ci sarà una conclusione e la tirerà Dio, lui solo. Poi fece, io nel frattempo cerco di essere una goccia di acqua pulita, nella quale si riflette il volto buono di Dio. E aggiunse, le pare poco? Zitto. Lo faccia anche lei, lo saremo in due, zitto. È sposato, sì. Si impegni che con sua moglie, saremo in tre. Ha dei figli? Sì, ho tre figli. Lo insegna che ai suoi figli saremo in sei. E aggiunse, anche una goccia di acqua pulita cambia il mondo. Non manchi quella goccia, non manchi la sua goccia. Questo era il pensiero di Maria Teresa. L'ho incontrata l'ultima volta, il 22 maggio del 1997. La madre morì il 5 settembre successivo. Ricordo che veniva da New York ed era molto affaticata. Aveva una borsetta dalla quale prendeva ossigeno. Mi disse, vengo da New York, ho aperto una casa per malati di AIDS. Quanti ce ne sono in quel paese? Non augurerei mai a nessun figlio di crescere in una società come quella, ed è quella che noi imitiamo. E aggiunse, ora, visto i miei poveri qui a Roma, potevo andare a Dublino, gli abbiamo aperto una casa per alcolisti, quanti ce ne sono in quel paese? Potevo andare a Londra, dove soccorriamo i poveri che dormono sotto i ponti del Tamigi. Potevo andare a Varsavia, potevo andare in Georgia, potevo andare a Mosca, dove Gorbaciov ci ha fatto aprire una casa, un miracolo, con la porta della cappella aperta al pubblico, penso, un miracolo. Potevo andare a Vladivostok, potevo andare a Tokyo, potevo andare a Hong Kong, potevo andare a Calcutta. Prendeva l'ossigeno, cosa avesse detto? Madre, lei non può fare questo viaggio. Neanche una giovincella può fare un viaggio di questo genere. La vedo ancora. Mi guarda con gli occhi severi e mi dice, Bishop Angel, Vescovo Angelo, finché ho soltanto un respiro, lo devo spendere per fare del bene. Perché quando morirò, porterò con me soltanto la valigia della carità. Poi aggiunse, rimande, ricordatelo, vale anche per te. Riempi questa valigia, perché è lo scopo della vita. Anche a voi consegno lo stesso messaggio. Riempite questa valigia, il resto si lascia tutto qua giù. Se l'ho dato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, chiamati a rinnovarci interiormente, chiediamo al Padre il dono dello Spirito Santo, il dono dell'amore, per accogliere la salvezza che scaturisce dalla Pasqua di Cristo. Preghiamo insieme e ripetiamo, rinnovaci, Signore, con il tuo amore.
Rinnovaci, Signore, con il tuo amore. Per la Santa Chiesa, pellegrina sulle strade del tempo, viva fedelmente il comandamento dell'amore e diffonda la luce di Cristo nel cuore di ogni uomo. Preghiamo. Rinnovaci, Signore, con il tuo amore. Per i fratelli segnati dalla sofferenza fisica, morale e spirituale, uniti alla passione redentrice di Cristo, vi attingano forza e consolazione. Preghiamo. Rinnovaci, Signore, con il tuo amore. Per il cardinale Angelo, il Signore gli doni forza e salute per continuare a servire la Chiesa. Preghiamo. Rinnovaci, Signore, con il tuo amore. Per i giovani, in particolare per quelli che vivono la paura del futuro, sperimentino l'amicizia con Gesù e trovino la forza per compiere scelte coraggiose. Preghiamo. Rinnovaci, Signore, con il tuo amore. Per le nostre comunità, chiamate ad annunciare il Vangelo, la partecipazione nella fede all'amore incondizionato di Cristo le trasformi in luoghi di accoglienza e ospitalità. Preghiamo. Rinnovaci, Signore, con il tuo amore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, la comunione con Cristo, servo obbediente, ci doni di ritrovare la nostra vera libertà di figli. Preghiamo. Rinnovaci, Signore, con il tuo amore. Padre di infinita misericordia, che riversi nel nostro cuore la carità stessa di Cristo, rendici capaci di portare ogni giorno il giogo della croce che tu trasformi nel giogo leggero e soave dell'amore per Cristo nostro Signore. Veni oggi noi tuo fiat sulla
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceverà dalle mani questo sacrificio, allora gloria del suo nome e per il reso nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Concedi, o Signore, che questo sacrificio di salvezza ci purifichi dai peccati e ci ottenga il dono della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, che sono tanti, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nella presa della tua venuta. Nella celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Panfilo, San Pelino e San Pietro Celestino, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, il Vescovo Angelo che presiede questa celebrazione, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola di Gesù e seguendo il suo divino insegnamento con tanta fiducia, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Alla cena del Signore. Ecco l'umiltà di Dio. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
respiro fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo. Preghiamo. La partecipazione ai santi misteri rinnovi, o Padre, la nostra vita, ci ottenga la libertà dal peccato, che è la vera libertà, e il conforto della tua protezione per Cristo nostro Signore. Preghiamo insieme la preghiera che vi è stata consegnata. Madre Teresa dei poveri, mentre la società del benessere spinge a moltiplicare i consumi, tu hai spinto il mondo a moltiplicare l'amore per i poveri. Così ci hai ricordato che la gioia non si compra con i soldi, ma si ottiene dando amore e spendendo la vita per gli altri. Madre Teresa degli ultimi, il tuo passo veloce è andato sempre verso i più deboli e abbandonati, per contestare in silenzio coloro che sono ricchi e avidi soltanto di potere e di egoismo. L'acqua dell'ultima cena è passata nelle tue mani instancabili, indicando a tutti coraggiosamente la strada della vera grandezza. Madre Teresa di Gesù,
Tu hai sentito il grido di Gesù, nel grido degli affamati di tutto il mondo, e hai curato il corpo di Cristo nel corpo piagato dei lebbrosi e dei sofferenti. Madre Teresa, prega affinché diventiamo umili e puri come Maria, per accogliere nel nostro cuore l'amore che rende felici. Amen. Ringrazio il Signore perché ci ha fatto dono del Cardinale Angelo in questa giornata, perché abbiamo vissuto insieme con lui questa mattina con i sacerdoti e quest'oggi pomeriggio con tutto il popolo di Dio. Ringrazio di cuore il Signore proprio per questo grande dono, perché ha fatto risuonare nel deserto di questo tempo di Quaresima una parola che è la sua parola, mediante le parole del Cardinale, che ci ha donato la testimonianza anche di Madre Teresa. Solo questo voglio dire al Signore: grazie Eminenza per questo grande dono, perché è riuscito a ritagliare anche per noi questa giornata tra i tanti impegni che ha. Ci porti nella sua preghiera, come noi la porteremo nella nostra preghiera, certamente, e saremo grati se ancora qualche altra volta vorrà visitarci, ancora qualche altra volta potremo ascoltare la sua parola sapiente, che ci porta la testimonianza semplice ma forte, la testimonianza di chi vive concretamente quello che ha ricevuto dal Signore, il dono del suo amore. Grazie a tutti voi, popolo di Dio, i sacerdoti, tutti voi che avete partecipato. Facciamo tesoro di questa parola che abbiamo ascoltato stasera e, ritornando a casa, alle nostre occupazioni, ai nostri impegni, il cammino di Quaresima, custodiamo questa parola perché porti tanto frutto. Grazie. Permettetemi un sorriso. 31 anni fa sono stato operato al cuore, un intervento molto difficile. Grazie a Dio sono ancora qui. Dopo l'intervento il cardiochirurgo mi disse: è andato bene, però una raccomandazione, parli meno possibile. La mia mamma, siccome ho ricominciato subito a parlare, non ho smesso, lei mi disse: figlio mio, non ho mai parlato così tanto come da quando ti hanno detto di star zitto. E continua ancora. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie.